Inter Cavese. Lo so, raga. Inter Cavese sarebbe il sogno di tutti noi. Però, raga, oggi dobbiamo parlare seriamente. Ieri abbiamo fatto un po' di sano sfottò, poi chi l'ha subito a fare i suoi, chi l'ha preso come tale. Vuol dire che avete un briciolo di intelligenza, sfinteristi. Però oggi voglio parlare di quello che succederà all'Inter, perché sinceramente a me delle parole di Stefano Pioli post partita di ieri o parlarvi oggi della partita, una partita che non... inutile, ho ruttato, comunque una partita inutile come quella di ieri, non mi va. Io a Pioli lo ringrazierò per lo scudetto che abbiamo vinto a fine stagione. Però mi ha fatto arrabbiare troppo tanto nell'ultimo anno e mezzo che di quello che dice. Non me ne importa, è proprio un fico secco. Cosa succederà all'Inter? Non succederà Inter Cavese. Cioè, io capisco che a voi vi piacciono certi youtuber ossessionati in maniera che oggi parlerò, farò anche i nomi. Quindi seguitemi perché farò anche i nomi. Perché non siamo tutti uguali, cioè. Quindi io lo so che a voi vi piace questa narrazione che falliranno, tutto quello che volete, cose che ormai avete sentite da certi personaggi da mesi e mesi. Però, siccome l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, l'abbiamo subita, sappiamo quello che l'Inter va incontro. E non va incontro a nulla di devastante. Cioè, perché allora finire in mano a un fondo non è simpatico. L'abbiamo provato con Elliot, lo proviamo oggi con Cardinale. Però non è devastante come saltare per aria, finire in B, finire in C, essere cancellati dalla faccia della terra. Allora, cosa succede con la letterina di Zhang, parlando seriamente? Allora, che l'Inter ha due possibilità. Zhang fa ostruzionismo, cerca di aggrapparsi sugli specchi e tenersi l'Inter, e io la vedo una cosa impossibile, salvo miracoli degli ultimi giorni, ma la vedo una cosa nettamente impossibile. O semplicemente Zhang non paga, finisce, Auctrie, punto. Perché? Perché non è una magia. Lì non ha pagato e Milan è finito a Elliot. Non ci vuole una scienza. Poi ci sono i malatoni che vi raccontano tante frottole, però qui non ci vuole una scienza. Passa a Auctrie. Cosa può succedere diversamente dal Milan, siccome l'Inter ha le mani in pasta ovunque, c'ha gente in FIGC, c'ha gente al governo, c'ha gente alla UEFA, alla FIFA, che a differenza del Milan, che dopo il passaggio dai cinesi a Elliot non ha fatto l'Europa perché ha dovuto sistemare tutto quello che c'era da sistemare. L'Inter magari l'anno prossimo gli lasceranno fare ancora la Champions. Su quello possiamo aprire un dibattito e magari arrabbiarci. Il diverso trattamento tra il Milan e l'Inter. Però dobbiamo ancora viverlo, dobbiamo ancora vederlo, quindi è inutile mettere le mani in avanti. Dobbiamo parlare invece di quello che sicuramente 90 su 100 accadrà. Passerà da Zhang a Octree. Octree ci avrà due cose. O fa come ha fatto Elliot, cioè risana i debiti, rende l'Inter sostenibile. E dopo questo circolo, che è un circolo, attenzione, che non è che promette bene, perché è un circolo che certi, cioè, ragionamenti, cioè se Octree fa ciò che ha fatto Elliot, poi non è detto che faccia quello che fa Elliot, che ha fatto Elliot,
Ma se fa quelle, se avrà quella idea lì, cosa succederà? Che praticamente abbasserà il monte ingaggi, abbasserà il tetto massimo dell'ingaggio al singolo giocatore. Certi rinnovi non li potrà fare e cercherà di rendere l'Inter più appetibile per un'eventuale cessione. Però diverso dal Milan cinese arrivato a Elliott, è che l'Inter c'ha già una base forte di giocatori solidi e l'Inter c'ha già un modo di operare sostenibile. Cioè, l'Inter punta a fare acquisti anche a zero, cosa che noi non facciamo, però senza immettere grosse somme di denaro nell'acquisto dei giocatori. Cioè magari ti fa un contratto più alto a zero, però non spende 120 milioni per fare il mercato. Magari vende un top e con quello fa il mercato. Questo è il ragionamento che fa il fondo. Secondo me, allora, l'Inter deve cominciare a preoccuparsi se passando a Oaktree la squadra si dimette Ausilio, si dimette Marotta, si dimette tutta la dirigenza dell'Inter, ma finché resterà questa dirigenza all'Inter, ma l'Inter grossi problemi non li avrà. Potrebbe avere dei paletti in più o in meno. Seconda opportunità, l'Inter passa a Oaktree, che traghetta in questi mesi l'Inter per poi cederla a un fondo arabo, magari a un'altra società che, siccome non c'è più Zhang, mette interesse per acquistare l'Inter. Può essere. Tutto può succedere. A mio avviso, prima passa un'operazione di risanamento dei conti del club. A mio avviso, eh. Ma detto questo, una squadra che farà anche il mondiale per club, che avrà risonanza mediatica importante, non farà difficoltà a cedere l'Inter. Questo è il mio pensiero, quindi se passa agli arabi, qua in tanti si esaltano. Passa agli arabi, sembra che passa agli arabi, passa a Pif, a Bin Salman, come cazzo si chiama. Sembra che hanno già vinto 10 scudetti. Io ricordo che per il momento Pif al Newcastle ha vinto 0, ha vinto un piffero. 0 al cubo. Poi magari arriva, anche perché PIF rimane comunque un fondo, eh. E i fondi, che siano arabi, che siano italiani, che siano americani, ragionano sempre nello stesso modo. Prendere, guadagnare. Questa è la mia idea. Poi invece magari arriva un arabo che spende 200 milioni a mercato e vince 5 Champions di fila. Questo per me è quello che capiterà all'Inter. Niente, niente di quello che certi personaggi stanno narrando, soprattutto sia del Milan che della Juventus. Non ci vuole una laurea in economia per capire quello che sta succedendo. Punto. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale. Dopo, ripeto, e farò un video clamoroso oggi a me di quello che succede all'Inter. Non me ne frega assolutamente nulla. A me interessa quello che succede al Milan. Punto. Ed è per quello che non ne parlo. Due video al giorno, tutti i giorni. Sempre Forza Milan.